Salve cari amici, eccoci qui con una nuova edizione della rassegna stampa di oggi. Prima di passare alle notizie, do la parola prima a Massimo Bonella di pianetaogtv.net per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti. Un grave episodio, altresì vergognoso, è accaduto nei boschi della Slovenia a ridosso del confine italiano. Notizia riportata dal Primorski Dnevnik. Una coppia di triestini della minoranza slovena con doppia cittadinanza, abitanti in Slovenia, sono stati minacciati da due uomini in uniforme dello Slovenska Vojska, che sarebbe l'esercito sloveno. Il giovane di 32 anni stava passeggiando con la compagna nella zona della Val Rosandra. Mentre si era un attimo allontanato dalla compagna, è stato raggiunto all'improvviso dal presunto militare, che gli ha puntato il fucile diretto alla testa, altresì facendolo inginocchiare. Il giovane gli ha parlato in sloveno e solo a quel punto il militare ha abbassato il fucile mentre giungeva la compagna, controllata anche lei da un altro presunto soldato. Subito dopo i due si sarebbero scusati e avrebbero sostenuto di essere alla ricerca di crini irregolari neri, termine dispregiativo per indicare i migranti. Su questo grave fatto la deputata Deborah Serracchiani ha precisato di aver già informato per vie brevi la Farnesina. La leader del PD chiede al ministro degli esteri Luigi Di Maio di compiere passi opportuni presso il governo sloveno affinché tutti gli aspetti di questo episodio siano resi noti. Nessun cittadino italiano o sloveno deve temere di finire sotto la minaccia delle armi durante una passeggiata. Si crea così il caso diplomatico. Ed è tutto, Massimo Bonella, Pianeta Oggi TV per Radio Saiuz. Bene, adesso diamo la parola a Miro Cortini per quanto riguarda l'aggiornamento sul Covid-19 dall'Emilia Romagna. Ciao Renato, siccome sto facendo sta roba qui sul viaggio, questa qui l'ho trovata ed è l'unica forse che è adatta a te, ma ce ne sono tante altre. Però questa qui mi sembra adeguata, è di Wim Wenders, quel regista un po' palloso, che dice così: non si parte per andare da nessuna parte senza aver prima di tutto sognato un posto, e viceversa, senza viaggiare prima o poi finiscono tutti i sogni, o si resta bloccati sempre nello stesso sogno. Ed eccoci a noi con le ultime notizie, quindi iniziamo subito a livello nazionale. Open Arms, l'Italia Viva salva Salvini, giunta dell'immunità, i renziani dicono non votiamo, le sue decisioni furono avallate dal governo. La decisione dei renziani mette al sicuro il leader leghista accusato dal Tribunale dei Ministri di Palermo di sequestro di persona per i 150 migranti bloccati sulla nave della ONG. Bonifazi ha detto istruttoria carente, ci rimettiamo alla decisione dell'Aula. Jabil salta nella notte il tavolo al Ministero, la multinazionale conferma 90 licenziamenti a Marcianise nonostante i divieti del decreto legge di rilancio. La doccia fredda poco prima di mezzanotte, una decisione presa in modo unilaterale e inaspettato, appunto dopo 8 ore di confronto, quando le parti erano ormai vicinissime all'intesa. Questo lo fanno sapere fonti del Ministero. La ministra Catalfa aveva ribadito la nullità della procedura per le norme varate contro l'emergenza coronavirus. La Wilm dice è un'azienda di un'arroganza mai vista e la FIOM CGL dice che è un comportamento mortificante per governo e istituzioni. Notizie da Napoli e dalla Campania. Retata antidroga, 21 misure cautelare, scacco al sistema del Vesuviano, l'accusa per i 21 destinatari dell'ordinanza e spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Le indagini fanno emergere anche un giro di documenti falsi. 21 misure cautelari, quindi, sono quelle eseguite dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, tra Torre Annunziata, Bosco Reale, Bosco Tre Case e in altre città della campagna del paese. Ad emettere i provvedimenti è stato il GIP di Torre Annunziata su richiesta della locale procura della Repubblica.
due nuovi contagiati a Pozzuoli. Il sindaco dice: se continuiamo così ne usciremo massacrati. Un appello lo rivolgo ai più giovani, ma anche agli adulti. La voglia è tanta di fare quello che facevamo, ma non è ora il momento. Si può uscire, ma mantenendo distanza e indossando sempre la mascherina. Un guarito, ma due nuovi contagi a Pozzuoli, quindi, e a darne la notizia è stato proprio il sindaco Figliolia in un post su Facebook. Notizie da Treviso e dal Veneto. Dai trionfi del nuoto all'e-commerce l'app di Colbertaldo per Valdobbiadene. Campione ha messo a punto il programma con Specialitaly. La giunta lo ha presentato, consentirà di evitare le code nell'accesso ai negozi e di prenotare acquisti anche a domicilio. Castelfranco ha preso il pilota della strada che ha investito il pensionato. È un artigiano di 57 anni di Castelfranco che sostiene di aver sentito un colpo, ma di non essersi accorto dell'anziano, che ora è gravissimo. Scuola del coronavirus a Treviso. Si tornerà in classe a giorni alterni. Ipotesi classi dimezzate per evitare l'affollamento sui mezzi. MOM sta valutando i costi della rivoluzione. Colladoni, dice così non servirebbe stravolgere le percorrenze. Radio Trevigiano in lutto, di Rosetta Norbiato, aveva 73 anni ed era malata da tempo. Prima voce femminile delle radio sportive a Treviso e provincia, è stata una pioniera del settore. Mercoledì si svolgeranno, 27 maggio si svolgeranno i funerali. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. No al dumping sul turismo del Friuli Venezia Giulia. Federica torna a chiedere un intervento forte del governo contro aperture asimmetriche dei confini di Austria e Slovenia. Continua quindi il pressing del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, contro un'apertura asimmetrica dei confini di Austria e Slovenia e contro l'ipotesi di corridoi turistici che escludano la nostra regione. Ai microfoni di 100 città su Radio 1 Rai, il governatore ha ribadito che Vienna e Lubiana stanno utilizzando l'emergenza sanitaria per qualcosa che non c'entra nulla, ovvero stanno facendo dumping sul turismo. I numeri ci dicono che la Germania ha un numero di contagiati molto simile ai nostri, quindi perché può essere aperto quel confine con l'Austria e non quello col Friuli Venezia Giulia? Con l'auto nella boscaglia, paura per la conducente che ha perso il controllo lungo la Osovana in comune di Buia, è finita appunto con l'auto nella boscaglia. Un incidente a Buia lungo la Osovana poco prima delle 18:10. Per cause in corso di accertamento, una donna alla guida di una Lancia Y, una pensionata di Udine di 70 anni, ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada finendo all'interno della boscaglia. Scomparso in Piancavallo, riprese le ricerche, sono ripartite all'alba le operazioni per trovare un quarantenne del quale non si hanno notizie da 3 giorni. Sono ripartite appunto all'alba le ricerche del quarantenne di Gubbio, domiciliato a Pordenone, la cui auto è stata ritrovata al Roncaide in Piancavallo appunto dai carabinieri di Aviano. L'uomo ha i capelli neri e la barba, è alto 1,75 m e indossa uno zaino nero. San Vito, il cantiere per il carcere potrebbe ripartire in autunno, si punta a completare l'opera entro il 2022. Queste le stime del provveditorato triveneto delle opere pubbliche dopo il sopralluogo. Partenza dei lavori quindi in autunno e consegna della nuova struttura entro la fine del 2022. Puntata speciale di Diario Sonoro, canzone per Frida, mercoledì 27 maggio, il viaggio della fantasia ci porterà in Messico per scoprire da vicino la favola della canzone e io del cielo, la dichiarazione d'amore in musica e parole del compositore. Con 500.000 visualizzazioni e più di 12.000 emozionanti commenti del pubblico, il Diario Sonoro di Remo Anzovino si è affermato come un format davvero originale, ideato durante il lockdown dal compositore e pianista che attraverso la fantasia, la musica e i suoi racconti ha guidato migliaia di persone in viaggi immaginifici nei luoghi che non abbiamo potuto vivere in quelle settimane. Bene cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.